Va ora in onda Radio Giornale Bellunese. Notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di lunedì 30 gennaio 2023. Ma allora, durante una passeggiata al lago di Misurina, soccorso ieri attorno a mezzogiorno un turista di Pordenone. L'uomo, 42 anni, si trovava in compagnia di altre persone quando ha improvvisamente iniziato a sentirsi male. Sul posto una squadra del soccorso alpino di Auronzo in supporto all'ambulanza della Croce Bianca. Il 42enne è stato trasportato all'ospedale di Cortina per accertamenti. Qualche ora più tardi, alle 14.40, l'allarme è scattato a Tambre per un escursionista scivolata mentre scendeva lungo il sentiero che da Rifugio Semenza porta al Sasso della Madonna. Sbarcati con un vericello di 30 metri, medico e tecnico di elisoccorso hanno prestato le prime cure alla donna, una 63enne di Belluno, che ha riportato una sospetta frattura a una gamba. Caricata a bordo dell'elicottero, l'infortunata è stata condotta all'ospedale San Martino. Furto a Cortina, ha rubato un paio di sci all'esterno del rifugio Faloria. L'episodio si è verificato sabato, vittima della vicenda una turista toscana entrato nel rifugio per consumare una bevanda. All'uscita, pochi minuti dopo, l'amara sorpresa con gli sci spariti. L'uomo ha denunciato l'accaduto su Facebook. Sanità, in fase di avvio una sperimentazione del pronto soccorso di Belluno e Feltre, dove le guardie mediche si occuperanno dei pazienti con codici bianchi e verdi in orario diurno. Un progetto approvato dai sindacati dei medici di base che entrerà in funzione non appena sarà concluso l'iter burocratico. La durata prevista per la fase di prova è di 6 mesi, al termine dei quali saranno valutati gli esiti individuati e eventuali criticità da superare. Previste nelle prossime settimane la pubblicazione di un bando da parte dell'USL numero 1 Dolomiti per reclutare medici specializzanti da coinvolgere nel progetto. Progetto che riguarderà anche i professionisti già operativi come guardie mediche sul territorio. Cultura in scena sabato 4 febbraio al Teatro Comunale di Belluno, la commedia Pour un oui, un pour un non, per un sì e per un no, della scrittrice francese Nathalie Serrault. Sul palco Franco Branciaroli e Umberto Orsini, guidati da Pierluigi Pizzi. L'evento è organizzato dal Circolo Cultura e Stampa bellunese. Passiamo allo sport. Calcio Serie D, pareggio per la Dolomiti Bellunesi nella gara casalinga di ieri pomeriggio contro la Virtus Bolzano. In vantaggio con una rete del Corbanese al decimo, i Dolomitici si sono fatti recuperare dopo appena 3 minuti dalla marcatura altoatesina firmata da Occoli. Bicchiere mezzo pieno per il tecnico bellunese Diego Zanin, un punto che dà continuità a prestazioni e risultati, le sue parole al termine dell'incontro. Abbiamo affrontato un ottimo avversario che ha perso solo 3 volte da inizio stagione, una compagine che fa girare molto velocemente la palla e prevale sulla fisicità. Guardiamo con fiducia al futuro, tenendoci stretto questo punto. In eccellenza, pareggio a reti bianche per l'Unione Rimana Cavarzano contro l'ex capolista Treviso, scivolata proprio in virtù del pari contro i bellunesi al terzo posto in classifica. Fondamentali per lo 0-0 su cui si è concluso il match le parate dell'estremo difensore del Rimana Cavarzano Peterle, decisivo con i suoi interventi in più di un'occasione. In promozione all'Alpago il derby bellunese contro il Longarone Alpina con i gialloverdi vittoriosi per 2-1, sconfitto invece il Fiori Barpa Mas 2-0 contro il Cairano. In prima categoria in stabile il Borgo Valbelluna avanti 2-1 sulla Cisonese e sempre solitario in vetta con un margine di 11 punti sulla seconda. Situazione opposta per l'Arsier, sconfitto di misura da San Martino Colle e ancora in fondo alla graduatoria. A metà classifica lo Schiara, ieri fermato sullo 0-0 dal Fregona. In seconda continua la battaglia al vertice tra il Lentiai, primo a 33 punti, e la Juventina Mugnai, seconda a quota 32. Entrambe vittoriose ieri le due formazioni, 2-0 Lentiai contro il Fanalino di Coda al Pescesio, 4-1 la Juventina sulla Sospirolese, dietro rispettivamente a 28 e 27 punti le trevigiane San Michele Salsa e Sarmede, con la prima fermata sull'1-1 dalla Fulgolfarra e la seconda vittoriosa 1-0 contro il Gemelle. Risultato grazie al quale il Sarmede scavalca il Castione, inchiodato sullo 0-0 nella gara casalinga con l'Itala Santa Giustina. Perde terreno anche il Ponte nelle Alpi, battuto 1-0 dalla Gordina, pareggio a reti inviolate tra Nogaré e Sois. Infine la terza categoria, girone A della provincia di Padova, 0-0 per la Lamonese sul campo del Real Campodorese.
Lasciamo il calcio e ci spostiamo sulla pallavolo Serie A3. KO al tie break per la Darol Logistics Belluno, sconfitta al quinto set dal Garlasco al termine di una contesa sempre equilibrata, come testimoniano gli esiti dei 5 parziali conclusi sul 25-20, 25-22, 17-25, 22-25 e 15-13. Abbiamo perso per un paio di dettagli e quindi un po' di rammarico c'è. L'analisi a fine gara del coach della DRL Gianluca Colussi. Rimane, le parole ancora dell'allenatore, la consapevolezza di aver dato vita a un'ottima prestazione. Dopo l'inizio difficile siamo riusciti a giocare a buon livello. Da questa trasferta prendiamo le cose positive e ce ne sono davvero tante. Rugby Serie B, grande prova della capolista Feltre contro i bresciani del Botticino, sconfitti 48-22. Un successo che porta a 7 i punti di vantaggio di Granata sulle inseguitrici. In C vincono sia Belluno che Alpago, 31-15 per il Belluno sul Monte Belluna, 36-31 per l'Alpago contro il Villadose. Chiudiamo con il basket Serie D, due sconfitte per le bellunesi: KO sia in Valbelluna, battuto 70-68 dal Roncade, sia la Joint and Welding Feltre, superata 80-67 dal Favaro. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.